bentrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi siamo a Pesaro, precisamente in via Bedosti numero 21, la nuova sede di Confartigianato Pesaro Urbino Ancona, dove tra qualche minuto prenderanno le celebrazioni per l'inaugurazione della nuova sede con il taglio del nastro. Grandi personaggi, grandi cariche pubbliche, provinciali, regionali sono attese per la giornata di oggi, venite con noi. Sì, è un segnale che vogliamo dare al territorio della nostra presenza e del fatto di mettere veramente le radici in maniera concreta su questo territorio dove abbiamo raccolto 7 anni fa una difficile eredità, ma oggi siamo molto soddisfatti dei risultati che sono venuti fuori. Grazie al lavoro di tutti i collaboratori che ci sono qui, grazie agli artigiani, ma anche grazie alle amministrazioni locali e a tutte le fonti istituzionali perché ci sono state vicine, abbiamo chiesto fiducia. Ci hanno dato fiducia, noi abbiamo dato fiducia a questo territorio e diciamo che oggi i risultati sono veramente incoraggianti per il mondo di Confartigianato e delle imprese in generale. Un momento complesso come questo di oggi, questa nuova sede è un volano anche di positività per il futuro. Sì, noi vorremmo che diventasse un luogo di aggregazione innanzitutto, come è la nostra sede di Ancona, dove organizzare corsi, dove creare luogo di incontro, e creare informazione e dare informazioni. Deve essere una casa comune per le attività che ci sono nella zona e vorremmo fare in modo appunto che diventi una casa viva e che possa funzionare e dare tutti i servizi che possono servire all'attività imprenditoriale. Al di là dell'inaugurazione, Confartigianato sta crescendo bene nella provincia di Pesaro Urbino? Confartigianato sta crescendo bene, dico, i ragazzi qui stanno facendo un grande lavoro, anche noi da Ancona stiamo supportando tutta questa riorganizzazione della nostra associazione. È un territorio particolare, è un territorio fatto di tante particolarità ma anche di tante imprese eccellenti. Dobbiamo valorizzarlo, ci sono veramente delle grandissime potenzialità di crescita per questo territorio, sia per la nostra associazione, ma noi ripetiamo e riteniamo molto utile deve essere l'associazione per quelle che sono le attività del territorio. Parte dell'esecutivo Meloni, un messaggio chiaro parte oggi da questa inaugurazione della sede di Confartigianato? Beh, intanto nella manovra c'è finalmente una riduzione vera del cuneo fiscale, che è la risposta vera, sintetica, che l'economia si aspettava da tempo, dà più potere d'acquisto alle persone e in qualche modo favorisce l'occupazione, che è l'unico modo che la nostra Costituzione, senza andare troppo lontano, trova per l'emancipazione del cittadino italiano, perché non a caso l'articolo 1 c'è scritto che la Repubblica è fondata sul lavoro, non sul sussidio o sugli aiuti. Quindi ritrovare il senso del lavoro come forma di evoluzione sociale, di aggregazione, di partecipazione alla cosa pubblica. Vorrei però oggi in particolar modo ricordare quello che ha fatto l'esecutivo regionale per l'agricoltura, perché è la sede opportuna per farlo. Nel 2021 la legge regionale 2019 ha così fatto una legge quadro nuova dopo tanti anni sull'artigianato. Oltre a questa sono state fatte delle leggi sull'innovazione tecnologica, sulle filiere e sulle start-up innovative. Queste leggi regionali hanno concorso a creare un sistema normativo della regione Marche che è all'avanguardia rispetto a ogni altra regione. E in particolar modo adesso stanno partendo le misure finanziarie per realizzare gli obiettivi di quelle leggi ed è un momento molto favorevole per l'impresa artigiana, tant'è che nel 2023, nei primi mesi del 2023, si segna la fine di un decadimento anagrafico delle imprese artigiane che erano in un crollo verticale. Questo perché bisogna puntare sull'impresa artigiana, però in una chiave innovativa. L'artigianato è la prima forma di innovazione, di invenzione e in qualche modo è anche il modo per far evolvere i talenti, per fare in modo che le persone che hanno capacità, che hanno studiato, che hanno voglia di innovare, che hanno voglia di creare, questo è l'artigianato, è creazione, possono trovare nelle Marche un terreno fertile, finanziato in modo significativo perché la programmazione per la specializzazione intelligente vede oltre 400 milioni di euro per le imprese in generale, ma per l'artigianato sono davvero tanti, lo raccontavo
prima nella tavola rotonda, e ci tengo a dire che sul credito, in modo particolare in un momento dove finiscono le moratorie, gli interessi stanno punendo la redditività delle aziende, mettere 90 milioni, anzi più di 90 milioni per sollecitare il credito è qualcosa di molto significativo. Fa parte della programmazione che abbiamo avviato insieme quando io ero assessore, ma certamente l'attuale giunta e in modo particolare il presidente e l'assessore Antonini stanno facendo un grande lavoro per dare leva finanziaria alle imprese artigiane. Le Marche si sono sempre distinte per l'artigianato, va ritrovata una forma innovativa di artigianato che ovviamente non può essere quello di 50 anni fa, ma è la strada per tenere i territori ricchi di sapienza, di capacità, di creatività e soprattutto per trattenere giovani talenti che con le start-up innovative possono fermarsi nelle Marche. Per Confartigianato, perché siamo riusciti a completare un percorso che ci ha visto protagonisti dal 2016 nella provincia di Pesaro Urbino. È un percorso che ha portato questa associazione di Marche Nord ad avere 10.800 imprenditori associati, nella provincia di Pesaro in pochi anni avere 2.847 nuovi associati e 3.500 pensionati che si sono rivolti alla nostra associazione. Quindi un segnale importante, un segnale di vicinanza al territorio in un contesto economico estremamente complesso, in un contesto in cui bisogna aiutare i nostri imprenditori, semplificando assolutamente la burocrazia, creando opportunità. I dati economici sono chiari, quindi noi chiediamo un intervento da parte della regione, delle istituzioni, degli istituti bancari che non devono smettere di investire in questo territorio, e questa è una sede di 1000 metri che creerà grandi opportunità in cui i nostri imprenditori potranno trovare un sostegno su quello che riguarda l'area fiscale, l'area lavoro, il credito, l'ambiente sicurezza, l'energia, una consulenza marketing per affrontare il cambiamento, una consulenza sull'innovazione, quindi 365 giorni all'anno vicine alle imprese per sostenerle in tutte quelle che sono le difficoltà, ma che devono diventare prospettive con fiducia per il futuro. E questa è una sede che ha degli spazi che permetterà di far conoscere la capitale della cultura, di far conoscere i nostri imprenditori e altri investitori, di creare opportunità. Ecco, l'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di far crescere la provincia di Pesaro Urbino e far crescere le imprese di questo territorio, che sono veramente un'eccellenza per la nostra regione. È un grande giorno quando si parla di imprese, di confartigianato, e sia un volano di ottimismo per gli anni a venire. Sì, sappiamo perfettamente che le imprese sono il perno fondamentale dello sviluppo economico del nostro paese. Siamo orgogliosi che una piccola regione come la nostra, di 1,5 milioni di abitanti, abbia un numero così elevato di artigiani e di imprese. Abbiamo un record a livello europeo. E siamo anche orgogliosi che nel primo trimestre, insieme all'industria farmaceutica, abbiamo esportato 13 miliardi di cose belle che fanno molto bene al PIL italiano e quindi conseguentemente alle entrate del nostro paese, per garantire un miglior servizio di sanità, di servizi sociali e così via. Quindi siamo qui in nome della giunta regionale, della regione, per dire agli artigiani di non avere paura, di andare a investire, di innovare così come stanno facendo, e soprattutto qui a Pesaro, anche personalmente, è un grande orgoglio dal momento in cui ci sono delle eccellenze di livello mondiale. Pensiamo semplicemente all'industria motoristica, queste eccellenze ci sono riconosciute da tutto il mondo, quindi questa piccola regione fa delle cose grandi per mezzo dei grandi artigiani, dei grandi imprenditori. E
impegno di Confartigianato si concretizza con l'inaugurazione di una nuova sede, è un momento importante per voi. Sì, assolutamente. Perché? Perché oltre ad essere un edificio, questo rappresenta anche un punto di forza e di riferimento per Confartigianato. E credo che il messaggio migliore che possa uscire da questa mattinata, da questa bella inaugurazione, sia proprio quello di dare ottimismo e fiducia in un momento che voi sapete essere abbastanza delicato per tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo, però non devono mai mancare questi due elementi e noi come associazione, come Confartigianato Nazionale, vogliamo ribadire sempre il nostro appoggio, la nostra vicinanza e riaffermare anche il valore della piccola impresa e dell'artigianato come elementi essenziali oggi per la crescita e lo sviluppo del Paese, non solo dall'ambito economico ma anche come attori sociali. Quindi coesione sociale che si fa soprattutto per la capillarità, per la presenza e per il fatto che oggi essere artigiani significa anche incrociare tre dinamiche fondamentali: il desiderio delle persone di sentirsi parte delle comunità, nelle relazioni, nei luoghi, nelle iniziative che li coinvolgono, il valore di un'innovazione aperta, perché siamo, al di là di quello che pensano tutti, estremamente tecnologici, quindi non siamo una riserva indiana e non siamo neanche in via di estinzione, e poi una produzione attenta e consapevole dell'ambiente. Anche questa è una cosa che tengo a rimarcare, perché su temi importanti come la sostenibilità, oggi i nostri artigiani, i nostri imprenditori, Confartigianato tutta, è impegnato oggi a dare gli strumenti che sono abilitanti per essere più green, per essere più innovativi e per avere un rapporto con l'ambiente che sia tale da contemperare sviluppo e produzione. Un lavoro sinergico tra territorio e strutture e imprese. Sì, diciamo che oggi solisti non ce ne sono più. Io dico sempre che dobbiamo imparare a diventare bravissimi orchestrali. Quindi abbiamo fatto la storia di questo paese, dal dopoguerra a oggi. Oggi occorre mettersi assieme. Per cui quello che vado un po' predicando e ho l'opportunità di farlo in momenti come questo, dico sempre, oggi dobbiamo lasciare da parte quelli che sono individualismi e mettere a fattor comune quelle che sono, diciamo, le qualità, quelli che sono i progetti, quelli che sono idee di imprese che hanno già affrontato certe dinamiche, certi cambiamenti, e associazioni come questa di Pesaro, come questa di Confartigianato Pesaro, devono diventare dei luoghi di contaminazione dove ognuno porta a casa un'idea, un progetto, si aiuta e in qualche modo contribuisce anche allo sviluppo di tutta la comunità che sta intorno. Dottoressa, il rapporto tra prefettura e imprese locali è una coesione d'intesa per tutelare le imprese del territorio, sempre una forte vicinanza. Intanto fatemi fare gli auguri a Confartigianato per questa bellissima sede e per questo percorso, diciamo, di rinnovamento che sicuramente porterà a una maggiore collaborazione con il pubblico, quindi anche e soprattutto con la prefettura. Tra l'altro con Confartigianato c'è già un progetto da un po' di anni che stiamo portando avanti sul Job Talent e quindi speriamo di continuare questa sinergia e questa collaborazione. Pesaro Capitale della Cultura 2024, si parla anche di cultura dell'impresa. Assolutamente sì, in particolar modo dell'artigianato, del fare le cose, del fare grazie all'ingegno, grazie alle proprie mani. Un pezzo della cultura del nostro territorio è legatissimo all'artigianato, quindi questa nuova sede è un impulso anche a guardare con fiducia al futuro. Per tante imprese, piccole imprese, sappiamo che il momento non è dei più facili per i conflitti internazionali, per le ripercussioni che hanno sull'economia, però qua c'è un tessuto che ha sempre trovato grande capacità di innovazione, di rinnovamento, e la capitale della cultura è un modo per valorizzare anche loro. Questa sede potrebbe essere anche un modo per fare qualche attività per Capitale Cultura 2024, potete utilizzare questa sede per le vostre magari novità? Ma la sede intanto è bellissima, è un punto strategico vicino al casello autostradale, quindi sicuramente si presta per tante cose e sarebbe bello ospitare qua magari qualche evento della Capitale della Cultura, una buona idea. Momento per le imprese dell'artigianato oggi è un volano per un ottimismo per il futuro, ci fa una fotografia, ecco, della situazione attuale, Presidente.
Direi che fare una fotografia non è facile in un momento così difficile e complesso. Sicuramente una struttura che si apre è un segno di grande ottimismo e di grande volontà di essere vicino alla micro e piccola impresa. Noi come Unico siamo il più grande Confidi del centro-sud Italia, abbiamo la Confartigianato come partner importante, come azionista importante, e quindi non potevamo non essere in un nuovo presidio a favore delle imprese. Il contesto è difficile, c'è bisogno di assistenza e di facilitare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. In che modo, Presidente? Ma io penso che il modo possa essere quello innanzitutto di parlarci con le imprese e di capirle. Con gli algoritmi e le semplici regole non si va avanti, quindi tornare a parlare con le imprese. La Regione da questo punto di vista sta facendo un grande sforzo per essere vicino con norme ad hoc alle imprese che le favoriscano. Io penso che dal giusto connubio, associazioni di rappresentanza, Confidi, Regione e banche, si possa facilitare un miglioramento del quadro per le imprese, sia nazionale che internazionale. Un lavoro sempre sinergico? Direi di sì, direi che non dobbiamo dimenticare che solo con il fare squadra si vince, altrimenti la coesione sociale non regge, e se non regge la coesione sociale ho qualche paura per il nostro Paese. Appena conclusa la tavola rotonda che ha seguito l'inaugurazione e il taglio del nastro, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Fano TV.